Eccoci ora con una parte di Polifemo che intende occuparsi di un nuovo strumento importantissimo, il distretto urbano del commercio. Siamo qui a La Terza per la presentazione appunto del distretto urbano del commercio di La Terza appunto. Cos'è questo distretto urbano del commercio? Si intende appunto una porzione del territorio, un'area in cui si realizzano una serie di politiche appunto di potenziamento, di migliore efficienza del commercio attraverso l'apporto di pubblica amministrazione e di privati, di pubblica amministrazione e di organizzazioni di categoria, di cittadini, di realtà sociali. Per una volta finalmente il pubblico ed il privato insieme per far decollare il commercio, ma far decollare il commercio significa anche far decollare il turismo e fare occupazione, insomma un circuito virtuoso. E qui alla Terza, l'amministrazione comunale di La Terza, Confcommercio Taranto, Confesercenti, Castellaneta ed altre realtà hanno voluto illustrare le finalità del distretto urbano del commercio, come funziona, quali sono i suoi strumenti operativi, quali le sue finalità. Gli obiettivi del distretto: coordinare le politiche del territorio mettendo in rete gli interventi, valorizzare le aree urbane del commercio, questo lo vedremo successivamente, promuovere l'aggregazione. Abbiamo detto più volte negli interventi di Gigi e dell'assessore, promuovere l'aggregazione tra commercianti e operatori per la realizzazione di attività e servizi comuni. Dottor Angelo Colella, direttore di Confcommercio Taranto, nel suo intervento ha evidenziato un aspetto: le pubbliche amministrazioni intervengono in questa nuova realtà che è quella appunto del distretto urbano del commercio. Diciamo sono ben 12 distretti che abbiamo fatto in comincio di Taranto, coinvolgendo quasi una ventina di comuni, quindi c'è stata una grande attenzione in fase, diciamo, di avvio di questi strumenti. Adesso chiaramente siamo all'avvio e c'è un lavoro importante da fare, sia sul fronte della sensibilizzazione verso i commercianti e verso gli operatori turistici, sia sul fronte della consapevolezza da parte delle pubbliche amministrazioni che la collaborazione tra l'ente locale e l'impresa che opera nelle città può essere decisiva sia per la vita delle imprese ma anche per la vita delle città, perché sapete bene che un centro città, un centro storico senza negozi è un centro storico che muore. Quindi abbiamo un interesse, un'interdipendenza tra il fattore urbanistico e di qualità degli spazi e la capacità delle imprese di essere competitive che ci deve indurre, costringere a collaborare. Dal 2011 al 2017 lei ha rilevato, si è verificato il decremento, la chiusura, la cessazione del 14% delle attività commerciali, parliamo dell'area della provincia ionica. Ecco, il distretto urbano del commercio potrebbe essere uno strumento per invertire la rotta. Questo è l'auspicio, questo è l'impegno, invertire la rotta o quantomeno arrestare questa caduta e la speranza che abbiamo, perché in uno scenario così complesso dove ai grandi centri commerciali adesso si aggiungono i grandi competitor dell'e-commerce, no? Se noi non miglioriamo e non costruiamo un nuovo modo di fare impresa del commercio, un nuovo modo di fare città,
per indurre le persone ad uscire, a trovare spazi, perché se no è inevitabile che compreremo tutti quanti utilizzando i nostri personal, i nostri iPhone. Se dobbiamo far ricostruire, riacquistare la voglia di passeggiare, ecco, dobbiamo fare uno sforzo noi commercianti di migliorare l'offerta e le città di essere più belle, più attrattive. Lei diceva infatti una realtà, una città, un centro storico che non è attrattivo per gli abitanti stessi, mai e poi mai potrà esserlo per i turisti. Sì, non si può inventare un territorio falso, no? Se il Colosseo è pulito intorno, lo è pulito per i romani, è pulito per i turisti. Noi, se non determiniamo le condizioni di vivere sociale, quotidiano, di livello alto, non lo potremo costruire solo nell'occasione della presenza dei turisti. Ecco, questo deve richiamare tutta la società, la pubblica amministrazione, ma la società intera, a qualificare il vivere quotidiano. Il nostro, se andiamo nei paesi turistici, ci accorgeremo che in ogni momento dell'anno gli standard sono elevati. Per concludere, questo binomio inscindibile, appunto, questo connubio tra commercio e turismo. Commercio e turismo sono ormai un unicum nelle nostre città, ecco, penso a Taranto, via d'Aquino, via di Palma, tanti negozi ormai sono sostituiti da bar, pub, i centri storici ormai vivono soltanto di questo tipo di offerta, quindi vuol dire che se noi non concepiamo una stretta colleganza tra questi due fattori, commettiamo un grande errore. Ho fatto vedere un dato apparso in questi giorni: la seconda motivazione di movimento dei turisti è quella dello shopping. Il 26% delle persone intervistate hanno detto che si muovono per fare shopping, quindi vuol dire che noi, se mixiamo la qualità degli spazi con l'offerta commerciale, determiniamo un forte fattore di attrazione per i turisti. Da meridionali, da tarantini, spesso invidiamo altre realtà d'Italia, in particolare del nord, in cui effettivamente, al di là dei colori politici, c'è un'azione sinergica tra operatori commerciali, tra organizzazioni e amministrazioni pubbliche. Ecco, forse questo è il sicuramente questo è il giusto percorso per far sì che certe esperienze felicemente riuscite e realizzate al nord possano avere la loro realizzazione anche al sud e nell'area ionica in particolare. Sicuramente è così. D'altro canto, noi qualche esempio virtuoso, ecco, ce l'abbiamo. Ecco, la provincia di Taranto deve essere attenta. Ci sono comuni della provincia di Bari, della provincia di Lecce, che questo percorso l'hanno fatto. Noi lo vediamo, andiamo in questi comuni, vediamo una grande qualità degli spazi, una crescita del movimento turistico, una crescita dell'offerta commerciale. Lo vediamo tutti. E quindi sappiamo che si può e si deve fare, e noi non abbiamo niente di meno se non forse il ritardo nella prendere coscienza del fatto che il turismo, che il commercio, che la riqualificazione urbana sono fattori di sviluppo economico, non sono soltanto modi di essere. Abbiamo puntato in questi anni su altri settori, bene, nessuno vuole fare il processo al passato, però oggi dobbiamo sapere che questi settori offrono grandi spazi, forse le uniche opportunità di recuperare redditività e lavoro per i nostri territori. Abbiamo deciso di inserire nel piano una tabella con dei criteri di qualità, con un punteggio che avrebbero dato la possibilità ai pubblici esercizi di aprire la loro attività con un'autorizzazione legata al sociale, dato che abbiamo inserito dei punteggi per chi evitasse l'uso delle slot machine, al turismo, dato che abbiamo inserito la possibilità del menu in doppia lingua, dei menu tipici del posto, della divisa per gli operatori. Gli operatori specializzati nelle lingue, specializzati con dei corsi specifici.
Così quindi abbiamo inserito questa tabella proprio per creare delle nuove aperture di qualità e abbiamo anche dato la possibilità ai 12 esercizi esistenti di adeguarsi a questa tabella e magari avere anche la possibilità di uno sgravo sulle tasse comunali per i 3 anni successivi all'adeguamento alle aperture. La ricaduta, anzi le ricadute del distretto urbano del commercio in un comune, in una realtà civica, in un ente civico, considerando appunto nello specifico la realtà di Laterza. Per questo siamo con un amministratore, un'amministratrice, l'assessore Giovanna Mele, che è appunto titolare della delega assessorile alle attività produttive, all'artigianato e al commercio. Quali i benefici per il comune? I benefici per il comune sicuramente sono quelli di vedere finalmente gli operatori associati in rete, perché adesso tutti i progetti che porteremo avanti con il distretto parleranno di rete tra operatori e di unione tra gli stessi. Adesso siamo quasi alla fase attuativa del distretto urbano del commercio, che vedrà molti benefici per i nostri operatori, quelli che riguardano la formazione. Siamo pronti per avviare dei corsi di formazione per gli stessi, per insegnare a loro, diciamo, un inglese commerciale, un inglese turistico, dei corsi di social media marketing, dei corsi legati alle allergie, cose molto frequenti in questo ultimo periodo storico. Sono contenta per come gli operatori stanno rispondendo e per il rapporto che si è creato con gli stessi. Siamo un'associazione associati in tutto e per tutto. Diciamo che spesso i comuni si sentono soli, tra virgolette. In questo caso invece un'azione sinergica, un'azione coesa di vari soggetti, di vari operatori, determina un risultato maggiore, migliore, a beneficio appunto della collettività. Un ente civico tra i tagli del governo e quant'altro deve veramente fare i salti mortali. In questo caso quantomeno vi sono più forze che supportano delle attività convergenti in un'unica direzione. Sì, noi possiamo vantare anche una consulta delle associazioni nel nostro comune, quindi siamo abituati a lavorare in sinergia tutti insieme tra commercianti, associazioni e ente pubblico. Che cos'è il distretto urbano del commercio? Stasera avremo l'esigenza di illustrare, diciamo, in maniera molto molto dettagliata che cosa è il distretto urbano del commercio e quali sono, diciamo, gli obiettivi. Dunque, distretto urbano del commercio, cerchiamo di capirne di più attraverso appunto i relatori, coloro i quali appunto stanno presentando i distretti urbani del commercio, lo slogan noto è ripartire dalle città. Gigi Traetta, vice presidente di Confcommercio Taranto, ma anche presidente proprio del DURC, del distretto urbano di Laterza. Ripartire dalle città, i distretti urbani del commercio. Un'azione sinergica che vede, che dovrebbe vedere all'unisono la partecipazione di varie realtà. Illustriamo meglio il progetto e l'attuazione dello stesso. E come dicevamo, in pratica è un distretto urbano del commercio, è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Laterza e da tutta la Confcommercio di Taranto, poiché oggi è importante condividere insieme dei percorsi che possono portarci al miglioramento della nostra offerta commerciale, della vivibilità della città e dell'accoglienza soprattutto. È molto importante stare insieme, un messaggio che diamo sempre e continuamente ai commercianti, alle imprese e anche ai cittadini in questo caso, poiché insieme possiamo cercare di proiettarci verso questo futuro che deve tenere come riferimento soprattutto la qualità dell'accoglienza, la qualità sotto tutti i punti di vista, e quindi affronteremo tematiche come formazione di lingue straniere per quanto concerne la formazione dei dipendenti e delle imprese del nostro territorio e quant'altro rispetto a questo genere di cose. Una realtà che vede insieme dunque enti locali, quindi amministrazione comunale, imprenditoria, commercianti, un'azione appunto coesa e cittadinanza ovviamente. Laterza
che passi sta facendo in questa direzione? La Terza in questo momento si apre parecchio, è una città già molto aperta, diciamo, però in questo momento si apre ancora di più e infatti invitiamo tutti quanti, sia reti di imprese, sia imprese o aggregazioni di imprese per genere, magari sia da un punto di vista di pubblici esercizi oppure turismo, a fare gruppo e a inviarci un po' di istanze o insieme a elaborare dei programmi e dei progetti. Potremmo, a tutti, potremmo dire anche una partecipazione dal basso, una partecipazione attiva. Sicuramente quello è l'obiettivo, la partecipazione, avere partecipazione dal basso sicuramente. Chiaramente non è pensabile che i distretti urbani riescono da soli a risolvere il problema, ma può essere già un primo passaggio per andare a dare un futuro a tutti gli abitanti come sociale del nostro. Donato Ritella, rappresentante di Confesercenti Castellaneta. Nel suo intervento lei ha parlato di strategie da attuare. Una di queste è appunto quella di creare e di usare conseguentemente un marchio, il marchio Terra delle Gravine, proprio per dare una identità al prodotto. Dunque questi distretti nascono da una coesione tra pubblico e privato, ma hanno bisogno anche di strategie, di politiche, di un marketing adeguato. In questa ottica, in questa direzione, l'idea da lei prospettata. Questa idea è proprio perché noi abbiamo nel nostro territorio, che va chiaramente da Ginosa fino a oltre Taranto, proprio il discorso delle gravine, che è una caratteristica del nostro territorio. Siccome insieme a questo abbiamo un'agricoltura di qualità, usare il marchio del Terre delle Gravine può essere un'utilità proprio per la commercializzazione del prodotto, e questo chiaramente creerebbe occupazione e di conseguenza darebbe delle utilità anche al nostro settore, che è quello del commercio, perché oggi come oggi purtroppo noi abbiamo un'agricoltura in crisi, proprio perché c'è poca commercializzazione, un commercio in crisi, e oltretutto abbiamo un turismo che non riusciamo a intercettare completamente, proprio perché c'è un certo diciamo scollamento fra il territorio e le zone turistiche. D'altronde in altre parti d'Italia, soprattutto nel nord, si riescono a tipizzare i vari prodotti attraverso un marchio. Potremmo mutuare queste esperienze di altre parti d'Italia, non solo del nord, e trasferirle qui da noi. Certo, e questo è uno dei compiti che noi dovremmo avere nei prossimi anni, perché il nostro impegno deve essere soprattutto quello, cercare di far sì che l'economia locale migliori e dà dei benefici sia ai cittadini, evitando così l'emigrazione che succede molto spesso di giovani, e facendo sì che le attività commerciali possano vivere in modo adeguato. Iniziare a dire che il vicino non è necessariamente soltanto il concorrente, ma è anche l'amico, in quel senso di solidarietà che nei commercianti è innato, diciamocelo. Tutto questo oggi ha una cabina di regia che è il distretto urbano del commercio, che vi, come dire, sollecita a accogliere questa sfida per voi e per i turisti. Giovanni Colonna, presidente di ConfGuide, che è l'associazione appunto delle guide turistiche di ConfCommercio Taranto. Il suo intervento aveva questa intitolazione: distretti urbani, territorio e turismo. Beh, è la sua materia. In che misura e in che modo questi distretti urbani del commercio possono davvero far finalmente esplodere il nostro turismo? Noi abbiamo risorse enormi, risorse naturali, e però manca quella scintilla. Forse questa scintilla potrebbe essere davvero rappresentata finalmente da un'azione sinergica tra pubblico e privato, tra imprenditoria, associazioni di categoria e amministrazioni pubbliche. Forse questo è lo snodo che mancava.
Diciamo che i distretti urbani del commercio trattano di commercio e di commercio inteso come una serie di servizi e di attività rivolte al residente e ovviamente al turista. Per sintetizzare ed essere efficaci bisognerebbe dire che una città vuota, una città abbandonata, non piace a chi ci abita, men che meno a un turista. Quindi è evidente che in questo momento c'è un dibattito per poter accrescere l'attrattività dei nostri territori, territori che sono di fatto una piattaforma fisica indispensabile sulla quale costruire le politiche e soprattutto i servizi, le attività che devono essere proposte all'ospite ma anche a chi ci abita, e il palcoscenico sul quale agiscono una serie di attori, e una serie di attori che sono gli operatori commerciali, sono gli amministratori, sono i professionisti, sono, ripeto, i cittadini temporanei, appunto i nostri turisti. Il territorio quindi rappresenta un elemento indispensabile per poter parlare efficacemente di turismo, forse una delle pochissime cose che non possiamo oggettivamente delocalizzare, che induce chi sceglie di venire da noi a vivere quegli elementi, vivere e a trovare quegli elementi distintivi che sono indispensabili per poter scoprire la destinazione, vivere l'esperienza e approfondire un racconto, una narrazione di ciò che è il nostro territorio, appunto. In tutto questo si inserisce il discorso intorno ai distretti urbani del commercio, che sì, si rivolgono ai commercianti, ma appellano anche i professionisti e i residenti. Il distretto urbano del commercio di La Terza continua, ma tutto questo subito dopo gli obblighi pubblicitari. Bene, rieccoci con Polifemo, continuiamo a parlare di DUC, distretti urbani del commercio. Siamo a Sava, dalla Terza ci siamo spostati dunque a Sava, e al tavolo di presentazione di questo importantissimo strumento l'amministrazione comunale di Sava, nella fattispecie Confcommercio e Confesercenti. In sostanza il distretto urbano del commercio non è altro che una associazione che vede all'interno l'amministrazione comunale, quindi il comune di Sava o i comuni in generale, e al momento due associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti. Si tratta di un'associazione aperta, nel senso che è un'associazione alla quale ci si può iscrivere. È un'associazione che è prevista e regolamentata da una legge regionale, è un'associazione che ha uno statuto ed un regolamento ben preciso. Ci siamo visti in quel di La Terza, ora a Sava. Confcommercio sta approfondendo il suo impegno per radicare, per così dire, questi DUC nelle varie realtà ioniche, nei vari comuni, dando l'opportunità appunto agli operatori del settore per trarre indubbiamente benefici da questo nuovo strumento. Un'opera di capillarizzazione. Certo. Diciamo, sa che il commercio è presente in tutte le realtà, non c'è comune, per quanto piccolo sia, che non ha una sua piccola, grande rete commerciale, quindi noi dal punto di vista associativo, ma la stessa regione, non intendiamo, come dire, tralasciare alcuno spazio della città, della regione, alcun ambito, anche perché sappiamo che i borghi, i piccoli centri sono un po' la forza della nostra Italia e anche della nostra regione. Il nostro turismo molto fa affidamento sulla qualità degli spazi, dei centri minori, centri rurali. Oggi siamo a Sava, una delle patrie del primitivo, della nostra enogastronomia. Ieri eravamo alla La Terza. dove è radicato un altro tipo di enogastronomia, un'altra tipologia di territorio, con le aree delle gravine. È un dovere per noi, è un piacere per noi essere nei territori. Qual è l'oggetto di questa associazione? Perché un'amministrazione comunale si associa con delle associazioni di categoria, quindi Confesercenti e Confcommercio in questo caso, per fare che cosa? Qual è lo spirito e l'obiettivo? Perché poi quello che interessa
soprattutto agli amministratori locali e dare delle risposte concrete al territorio. Dario Iaia, sindaco di Sava, qui ovviamente Sava ospita questo incontro del DUC, sul DUC. Ecco, vogliamo comprendere meglio la funzione, il ruolo di un comune, di un ente civico all'interno di questa nuova struttura. Ma è un ruolo sicuramente di primo piano all'interno del distretto urbano del commercio. Un ente civico, un'amministrazione locale ha il compito di promuovere il territorio, di promuovere il commercio, il turismo, la cultura all'interno del proprio ambito. Per cui noi contiamo di essere promotori di questo distretto urbano del commercio. Questa è la serata di avvio. La serata finalizzata a far conoscere agli operatori commerciali, agli imprenditori, quello che è il senso di questa nuova associazione che andiamo a costituire. La partecipazione che abbiamo ci fa ben sperare anche per il futuro. Peraltro ci sono anche delle risorse a disposizione già immediatamente spendibili e quindi questo è già un aspetto positivo. È sicuramente un passo avanti che facciamo come comune e come amministrazione comunale nel senso della promozione delle attività commerciali e dello sviluppo del territorio. È uno strumento per mettere insieme, per far interloquire in un dialogo proficuo, costruttivo di sviluppo amministratori ed amministrati. Sì, questo certamente. L'obiettivo della legge regionale che ha previsto il distretto urbano del commercio è proprio questo, cioè farle interloquire le amministrazioni con gli operatori commerciali, con chi opera nell'ambito del territorio, sedersi ad uno stesso tavolo facendo parte di un unico organismo per individuare degli obiettivi, delle linee guida, delle strategie da seguire e poi realizzare soprattutto quei progetti e quelle idee. Attenzione, noi vogliamo investire per, faccio un esempio banale giusto per capirci, per il rifacimento del nostro centro urbano, per farlo diventare più attrattivo e per far arrivare più persone, per far sentire... Roberto Conte, direttore di Confesercenti Taranto, il ruolo delle organizzazioni di categoria, come si è mosso e come si sta muovendo la sua organizzazione, di cui lei è appunto direttore, Confesercenti, nell'ambito dei distretti urbani del commercio. Proprio nello specifico, i passi, le azioni, chiamiamole di sollecitazione, tra virgolette, sui commercianti per approfittare di questo nuovo strumento. Ma da parte nostra c'è stata una sollecitazione, perché questi sono strumenti che troviamo nella legge regionale già da tempo ed erano fino a poco fa solo dei proclami che avevano bisogno poi di diventare qualcosa di sostanziale. Con questo bando adesso si stanno costituendo questi distretti, perché sono strumenti che servono secondo noi a rilanciare i centri storici, le città, no? Perché il commercio ormai sta avendo uno sviluppo che va verso altre direzioni e abbiamo bisogno che i centri storici continuino a vivere anche tramite le attività commerciali. La necessità assoluta di riqualificare il territorio. I territori, le città. Perché comunque le città hanno bisogno non solo del commercio, ma anche tramite il commercio hanno bisogno di mantenere vive le proprie vie, se no rischiamo di trovarci di fronte al buio, al degrado, a quelle cose che poi rendono una città non più vivibile e attrattiva. Obiettivi che hanno a che fare anche la sicurezza, quindi vi rendete conto che e questo è uno strumento molto importante, quello del DUC, uno strumento che non va assolutamente sottovalutato. Silvio Buttazzo, assessore alle attività produttive del comune di Sava, uno strumento, quello del distretto urbano del commercio, per migliorare i servizi anche
che un ente civico può dare alla collettività, alla cittadinanza. Uno strumento, quello del DURC, che serve appunto a fare sistema tra pubblico e privato, e questo il leitmotiv di questa sfida, che poi non è più una sfida ma una realtà. Certo, certo. I distretti urbani del commercio, oltre ad essere una collaborazione tra l'amministrazione comunale, Confcommercio e Confesercenti, bisogna intenderla come un contenitore del fare, dove le attività commerciali possono e devono fare di più. Dall'altra parte un'amministrazione può creare presupposti per farlo, e il DUC in questo caso è un buon presupposto per farlo. Ed ecco perché i commercianti devono mettere del proprio, perché la differenza nel DUC la fanno i commercianti. Operativamente da quando, diciamo, si partirà? Io spero già nel prossimo mese di cominciare, perché noi abbiamo veramente tanta voglia di fare come amministrazione e speriamo nel prossimo mese. Metteremo su anche un portale efficiente dove voi potrete andare ad inserire le vostre attività commerciali, in maniera tale che se ha bisogno di un negozio di calzature, quindi può digitare su questa applicazione calzature, verranno fuori i negozi di calzature, o se ha bisogno. Aldo Manzulli, vicepresidente esecutivo di Confcommercio Taranto, l'innovazione tecnologica come strumento fondamentale all'interno del DUC. Sì, certamente l'innovazione. È il suo settore. Sì, sì, io coordino la categoria delle imprese che si occupano di innovazione tecnologica all'interno del nostro sistema confederale territoriale. L'innovazione tecnologica, non lo scopriamo noi oggi, è una leva strategica fondamentale per lo sviluppo dei territori e in particolare nei distretti urbani del commercio, è un elemento fondamentale sul quale la Regione Puglia ha focalizzato la sua attenzione, finanziando addirittura nello specifico degli interventi che vanno nella direzione del supporto delle imprese con servizi comuni di tipo digitale che devono servire proprio per amplificare questo volano di sviluppo che è lecito attendersi dalla crescita dei distretti urbani. Siamo aperti a contributi di idee da parte di tutti, ora sta a noi essere bravi, essere capaci ad utilizzarlo ed avere una visione di sviluppo del nostro territorio. Uno strumento, quello del DUC, che vede protagonisti più attori del territorio, per così dire, dall'ente pubblico, dall'ente comune, alle organizzazioni di categoria, ai commercianti, alle rappresentanze sociali appunto del territorio. Ne parliamo con Ernesto Soloperto di Confesercenti Manduria. Ecco, i benefici proprio in termini pratici che un commerciante può trarre da questa nuova realtà. Dunque, il distretto urbano del commercio è sicuramente uno strumento importantissimo che la Regione ci ha permesso di mettere in atto, e quindi la collaborazione che si è venuta a creare tra le confederazioni, il Comune e la Regione darà adesso la possibilità di realizzare nei territori una serie di infrastrutture o di attività che possano aiutare i commercianti a crescere, ad andare avanti e a creare soprattutto un ambiente accogliente per i locali ma anche per i turisti. Noi oggi dobbiamo vivere di commercio, dobbiamo vivere di turismo, abbandoniamo le cattedrali che abbiamo avuto fino ad oggi, e le nostre risorse, oltre naturalmente all'agricoltura, ma anche qui parliamo di enoturismo per esempio, sicuramente dobbiamo fare in modo che possano rilanciare il territorio. Quindi lo strumento adesso lo abbiamo, è uno strumento importante perché questa sinergia che si viene a creare tra Comune e Confederazioni permetterà di andare a individuare gli obiettivi primari sui quali dobbiamo lavorare, però è fondamentale che i commercianti, che sono poi destinatari di questo progetto, di queste iniziative, mettano del proprio, cioè dobbiamo fare in modo che i commercianti possano crescere anche loro sul territorio, possano migliorare, possano offrire dei servizi sicuramente più avanzati affinché l'utente finale possa poi approfittare e quindi accettare quello che stiamo proponendo. In questo senso lo sforzo, il compito a voi organizzazioni di categoria di
stimolare i commercianti di approfittare, tra virgolette, di questa opportunità. Assolutamente, questo sarà sicuramente il nostro compito, insieme a quello di andare a individuare le misure primarie da affrontare, però è chiaro che dobbiamo andare a cogliere quelle che sono le loro esigenze, dobbiamo aiutarli a comprendere quali sono i loro obiettivi e tutti insieme dobbiamo cercare di portare avanti questo discorso che ormai da qualche anno a Manduria sta funzionando, a Sava sta funzionando, che è quello proprio di una crescita dell'attività del terziario e del commercio, che poi deve essere il nostro ultimo obiettivo. Beh, una puntata ricca di Polifemo, due argomenti fondamentali. Da un lato la cultura e le tradizioni, siamo partiti dalle tavole di San Giuseppe in quel di Lizzano e poi abbiamo voluto parlare di sviluppo del territorio, di sviluppo del commercio attraverso lo strumento fondamentale del distretto urbano del commercio. Bene, è tutto per questa puntata. L'appuntamento per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del digitale terrestre, Viva la Puglia Channel, o sul bouquet Sky, canale 879 Sky, appunto, Viva l'Italia Channel. È tutto, alla prossima. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.